Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, siamo a Borca di Cadore e incontriamo il sindaco Bortolo Sala. Grazie per l'accoglienza, buonasera, sindaco. Buonasera a tutti quanti. Grazie per essere qui con noi, per il tempo che ci dedica. Partiamo con un po' di temi. Siamo nel pieno della stagione estiva, come sta andando qui a Borca? Da quello che sento, gli operatori che abbiamo in giro qui, non molti ma comunque ci sono, la stagione sta andando bene, no? C'è la frequenza. C'è afflusso, insomma, questo. Il nostro qui a Borca è un turismo familiare, diciamo, fatto più per le famiglie che per grandi escursioni o cose di questo genere. Naturalmente noi siamo fra Pelmo e Antelao, due montagne da niente, insomma, due belle montagne, e naturalmente c'è chi affronta anche quel tipo di escursioni. Quali sono comunque i numeri, diciamo, anche per le utenze? Noi abbiamo 75-77 mila presenze anno, almeno quelle dell'anno scorso, perché quest'anno spero che siano aumentate, ma non ne sono sicuro. Però in stagione, insomma, se noi siamo 830 in paese, credo che 2000 li oltrepassiamo, insomma, ecco, quindi questa è la dimensione. Anche il suo comune comunque vive un po' il dramma che riguarda un po' tutta la provincia dolomitica, quello dello spopolamento della montagna. In realtà no, ma siamo una mosca bianca, no? Perché noi eravamo 4 anni fa 790, adesso siamo 830, no? Quindi percentualmente avremmo aumentato tantissimo, ma sui numeri piccoli non vuol dire granché, no? Perché sono numeri limitati. E questo è dovuto a un fatto così, che abbiamo Cortina vicino, quindi a Cortina non si trova alloggio, qualcuno si trasferisce, no? E prende la residenza a Borca, come è successo a San Vito e il resto, no? E poi giù per tutta la valle, insomma, ecco. E poi abbiamo un po' di extracomunitari che si sono insediati, che hanno avuto anche la cittadinanza, alcuni, per cui la cosa va. L'importante è che abbiano lavoro, perché il lavoro li mette tutti in ordine, non fanno guai, non fanno danni in giro. Il lavoro conta tantissimo, naturalmente, perché se uno è in grado di mantenersi va tutto bene, no? Certo, e il mercato immobiliare qui come va? Il mercato immobiliare è in crescita. Io ho sentito alcune voci, poi sai, sulla credibilità di questa roba è un po' difficile dargliela al 100%, perché dice, ma ho sentito che sono sui 3, 8 al metro quadro, 4.000, insomma. Francamente mi sembra tanto, però può darsi che sia vero, il nuovo intendo dire, eh. Il ristrutturato o meno, ecco. E non c'è granché sul mercato, però ci sono, ad esempio qui a Villanova c'è un edificio, giù vicino alla chiesa ce ne sono altri, insomma c'è un po' di Di movimento. movimento. Sì, non vorrei, cosa da evitare se possibile, che tornassimo alle pressioni speculative che avevamo negli anni 80, che sarebbe una cosa drammatica, perché a noi le seconde case, ho piacere che ci siano degli ospiti naturalmente, non voglio mica dire che non vada bene, però se fosse l'albergo sarebbe un po' diverso, no? Le seconde case vengono utilizzate dal padrone come gli comoda lui, no? Io posso dirgli venite di più, Ci sono stati perché sono un fatti, po'. sindaco, anche dei lavori, per esempio, sfruttando l'agevolazione del superbonus. Sì, ne abbiamo anche di quelli. Vedo che qui l'accesso agli atti è un continuo, no? E dopo c'è qualcuno che provvede, altri sono timorosi per via della incertezza normativa, anche a dirla tutta, non è che sia proprio tutto così chiaro, no? E allora qualcuno rinuncia e qualcuno va avanti, insomma, ecco, no? Che, cioè, era una cosa buona, questo fatto, ha rilanciato completamente l'edilizia, però la conseguenza negativa è stata che sono aumentati i prezzi, no? Le imprese se ne sono approfittate, bisogna dirlo, sta roba, non è, no? Fare finta che non è così. E poi adesso sono aumentati i prezzi per altra ragione, no? Ucraina e compagnia bella, tanto è vero che il nostro impianto di depurazione, che è qua sotto, che si vede anche dalla finestra, che è in costruzione, adesso è fermo perché l'azienda ha richiesto la revisione prezzi, no? E quindi si sono bloccati. Quell'impianto lì andava chiuso a settembre per farne il collaudo a novembre, adesso quello lì va a finire l'anno prossimo. E quindi queste cose qui sono, oltre che spiacevoli, sono difficili anche da risolvere, insomma. Naturalmente l'appalto lì l'ha fatto BNGSP, non è che l'ho fatto io, Certo. però Anche il comune comunque fa fatica a far quadrare i conti.
Noi in realtà non abbiamo problemi di investimenti in conto capitale. Il nostro problema è la spesa corrente, no? La spesa corrente, siccome non puoi trasferire i fondi delle spese in conto capitale, non puoi metterle sulla spesa corrente è limitata, no? E quindi lì qualche fatica la facciamo. Però finora, insomma, io non ho messo accise a destra, a manca, queste robe qua, niente. Io per il momento ce la facciamo, insomma, senza infierire sui contribuenti che già ne hanno abbastanza. L'inflazione galoppa, i rincari energetici, l'abbiamo detto, il costo delle materie prime, le materie prime che anche mancano. Sindaco, ci sono certi comuni che comunque hanno fatto delle scelte, per esempio sull'illuminazione pubblica, di fare delle rimodulazioni. Sono passato l'altra sera giù a Longarone e sono rimasto veramente basito lì, perché è tutto buio, è una roba, siamo un paese del terzo mondo. Però il sindaco di Longarone ha fatto quella scelta, avrà le sue ragioni. Io non l'ho fatta ancora, perché 3 anni fa ho messo tutto il comune a LED, no? E quindi adesso mi sto mangiando il risparmio che avevo, non è che sia, perché adesso pago come prima di metterlo a LED, non è che, però ancora al momento forse ce la faccio. Il mio impianto di illuminazione pubblica è dimerizzabile, è una brutta parola, nel senso che di notte tu puoi mettere a metà la potenza, lasciare tutti gli elementi accesi, però mettere la potenza consumata a metà di quella che hai di notte tra le ore, tra le 2 e le 6 metti, no? No, le 6 è già chiaro adesso, no? Però a mezzanotte, alle 4 dici, puoi abbassare l'intensità e quindi consumi meno. E questo posso farlo e lo farò, anzi, insomma, specialmente per l'inverno, perché d'inverno va sempre la pubblica, no? E non sappiamo comunque come andranno le cose. Senta, sindaco, parliamo adesso dei lavori pubblici. Cosa c'è in cantiere? Siamo un po' così fermi, insomma, io ho alcuni lavori pubblici da fare, no? Eliminazione barriere architettoniche, alcune sistemazioni di rii minori, no? Per evitare che esondino, difesa idrogeologica, la vedo scritta qua. Poi abbiamo gli asfalti, che ancora lì bisogna che ci stia un po' dietro, perché abbiamo alcune strade veramente messe male e quelli costano anche, fra l'altro, e sono aumentati anche lì i prezzi, no? E quindi poca roba di sto qua. Stiamo vedendo insieme all'Unione Montana cosa si può fare in merito al PNRR, no? Che potrebbero essere interessanti per noi, anzi molto interessanti. Sono 2 bandi, uno riguarda le green communities, no? E l'altro riguarda le comunità energetiche. E bisogna capire qual è quello più adeguato per le nostre forze. Allora, spiego brevemente, se ce la faccio, come funzionano le comunità energetiche, no? La comunità energetica deve essere inclusiva, no? Non deve creare discriminazioni con nessuno, no? Chiunque può iscriversi alla comunità energetica e essere consumatore o produttore, crasi della parola, un prosumer, no? Se è un produttore, ha il beneficio che la produzione propria non la paga, naturalmente, no? E se è consumatore, paga l'energia che consuma con uno sconto sensibile, perché la parte di bolletta che riguarda i costi fissi, no? I costi di rete, quella roba lì, adesso mi ricordo il nome esatto, naturalmente non viene addebitata, perché la rete a quel punto lì non è l'Enel che deve mandare in giro l'energia spendendo, fra l'altro, perché l'energia più distante va e più disperde, no? Quindi anche con un bilancio energetico pesante, no? Quindi quella cosa lì non la paghi più. Questa genere di comunità, per essere messa in piedi, ha bisogno di avere un qualche impianto da installare ora, perché gli impianti che ho io qui a Borca sono installati ormai da anni, no? E quindi non possono più entrare a far parte di questa comunità energetica, a meno che non cambiano le normative, insomma, ecco. E quindi qualche impianto nuovo bisogna, noi potremmo puntare sul fotovoltaico più che altro e sull'eventuale ripristino della centrale idroelettrica che avevamo sul Boite, che prende un tratto breve di Boite, no?
e che però potrebbe essere sufficientemente produttiva perché valga la pena di fare l'investimento, però quelle opere lì costano tantissimo, insomma. Quindi bisogna vedere se riusciamo a trovare le risorse adeguate. Sempre la questione dei costi. Eh beh, sì, beh, inevitabile, sì, ma non può essere diversamente, certo. Altrimenti verrebbe troppo facile. E poi, capito, l'energia che produci devi cercare di autoconsumarla, no? In maniera più importante possibile, cioè quello che ti avanza la cedi all'Enel, no? Però l'Enel non è che ti paga l'energia con gli incentivi, ti paga il prezzo di mercato, quindi ti dà se tutto va bene 7 centesimi il chilo, va di definita, no? Invece quelle che tu autoconsumi, il vantaggio è notevole, insomma, perché non la paghi, no? Un altro tema su cui si discute molto è anche la carenza d'acqua, del bene acqua in questo periodo. Qui a Borca di Cadore, per quanto riguarda il servizio idrico, che cosa allora, ti do una notizia forse. Io ho chiamato anche il GSP che controlla il livello delle nostre vasche, no? E le vasche sono a livello adeguato. Tanto è vero che la nostra centralina sull'acquedotto funziona, che sarebbe la prima a fermarsi nel caso il livello andasse giù, no? Quindi carenza d'acqua qui non ce n'è, di acqua potabile intendo, poi il Boite è quello che è, non ci sono grandi portate, questo lo capiamo benissimo, no? E quindi se le acque non sono depurate, insomma, c'è un problema ulteriore avere poca acqua, no? Questo è chiaro, però dal punto di vista acquedottistico siamo a posto, no? Non abbiamo problemi. Invece ho avuto delle notizie, no, che dice ma la provincia di Belluno è quella peggiore, ha perdite gigantesche in ogni comune, no? E io ho capito la ragione di questo, perché scrivono in questa maniera, perché per fare, è un'analisi statistica, no? Per fare il conteggio dei prelievi, no, di tutta la provincia di Belluno, prelievi dalle sorgenti o dalle fontane, quello che è, si prende la concessione che è stata rilasciata a Genio Civile, no? Che dice puoi prelevare 6 litri al secondo, no? Allora sommi tutti i prelievi fatti in provincia di Belluno, lo moltiplichi per i secondi dell'anno e viene fuori un certo volume, no? Però in quel volume lì sono compresi i consumi, sono compresi intanto gli sfiori alle opere di presa. Se l'opera di presa sfiora non è che l'hai prelevata l'acqua, ha sfiorato e è tornata nel suo ambiente naturale, no? E poi ci sono dentro tutti i consumi delle fontane, che in provincia di Belluno sono una roba tipo 2000, perché sono 5 fontane, no? E poi vabbè, gli idranti quando vengono usati, le acque pubbliche, insomma, ci sono dentro in questi consumi. Quindi questo viene valutato tutto come perdita. In realtà se io non prelevo l'acqua alla fonte perché la restituisco, è un risparmio, non è una perdita. Mi spiego? Quindi ci andiamo male a capirci su questi temi. Non capisco perché c'è questo accanimento, no, sulla provincia, sono ormai un po' di tempo che escono articoli a profusione sul servizio idrico alla provincia di Belluno. E ma quindi lei si sente più assicurare, diciamo. Sì, ma io ho un'impressione, no, che mettere in discussione la provincia di Belluno serva a mettere delle multe sostanzialmente, no? Dice il tuo servizio non è adeguato perché perdi tutta quell'acqua lì, allora devi aumentare la tariffa e pagare di più. Se aumenta la tariffa va a finire sui cittadini, eh? Ma queste non sono perdite, io lo vedo in maniera opposta, sono risparmi. Se io non prelievo l'acqua non puoi imputarmela. Un ultimo tema, perché il nostro tempo corre velocissimo, Sindaco, si parla tanto di carenza del personale, anche la macchina comunale ovviamente vive questa difficoltà e una realtà che comunque lei ha un piccolo sogno, possiamo dire così, che state lavorando per portarlo a casa, di trasferire anche sì, stiamo facendo, però lì in realtà non è mica colpa di nessuno, per carità, non sto dicendo questo, però qui alcuni sono andati in pensione, come gli spetta legittimamente, no? E abbiamo fatto un po' di bandi, anche alcuni sono andati deserti, insomma non c'è un grande interesse, e le due persone che abbiamo trovato, uno per l'ufficio tecnico, uno per la rosoneria, sono molto, molto, molto volenterose, ma devono imparare il loro mestiere, non è così facile, insomma, no? Il bilancio ovviamente è pubblico, non è il bilancio di un'azienda privata. L'azienda privata quando schiccia il bottone, mette i numeri, vanno qua, vanno di là, è tutto a posto, no? Qua devi mettere i numeri dove occorre. Abbiamo 11 missioni, no? Una è la scuola, una con l'altra, e devi mettere i numeri, e quindi diventa tutto complicato, no?
E quindi vabbè, cercheremo di facciamo del nostro meglio, insomma io le sostengo i dipendenti, perché non è che si possono trattare male, sai, hanno vinto un concorso, quindi si danno da fare per svolgere la loro mansione. E questa idea del trasferimento? Il trasferimento, scusami. Il trasferimento, dico, di alcuni dei vostri uffici. Andiamo tutti laggiù, non è un problema, perché lì adesso l'Unione Montana ci ha messo a disposizione due piani dell'edificio qua sotto e noi dovremmo andare a trasferirci lì, perché questo edificio soffre ancora di barriere architettoniche, come hai ben visto, ci sono i gradini sulla porta, in giù invece ci sono gli ascensori e c'è tutto, no? Tutto quello che occorre. Inoltre devo dire un'altra cosa, questo edificio è stato comprato dal comune con i fondi ricavati dalla vendita del terreno del villaggio e sul contratto d'acquisto c'è scritto a favore dei consorti regolieri, quindi non è neanche nostro, noi dovremmo restituirlo al legittimo proprietario. Bisogna dire la verità che la regola non ha mai chieso l'affitto, insomma, a meno di zero. Per cui questo ci è andata bene per 40 anni la fila, anzi di più forse. Di che tempistiche si parla? Non so, in un paio d'anni dovremmo essere in grado di andare giù. Questa cosa l'ho già detta, no? Gli altri anni mi è sempre andata male. Non so che sia la volta buona. Bene, allora io la ringrazio Sindaco e le auguro naturalmente buon lavoro. Grazie e saluto tutti i telespettatori, buonasera. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.